Stereo 5 TV presenta L'almanacco del giorno. In studio Luigi Comentale. Rieccoci con il nostro almanacco. Buongiorno, oggi è sabato 1 luglio 2023, San Teobaldo eremita. Siamo in un nuovo mese. La settimana intanto è la numero 26, giorni dall'inizio dell'anno 182, ne mancano 183 alla fine. A Roma il sole è sorto alle 4.39 e tramonta alle 19.48, a Milano alle 4.38 e tramonta alle 20.15, riferimento ovviamente all'ora solare, luna che tramonta alle 2.13 per levarsi alle 18.12. Il proverbio di questa giornata: chi vuol piedi sul collo non si inchini. Noi diamo subito anche la nostra frase aforisma che avremmo dato alla fine. Ci sono tre cose da evitare con cura: l'odio, l'invidia e il disprezzo, lo diceva Seneca. I fatti di oggi, alcuni fatti di questa giornata: nel 2005 la leva diventa volontaria. In questa data viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 30 giugno 2005 numero 115 che pone fine in Italia al servizio militare obbligatorio, da questo momento sostituito dalla leva. Nel 1908 SS come segnale di soccorso, furono i tedeschi nel 1905 i primi a ricorrere al segnale di soccorso SOS, che rispetto al vecchio CQD risultava estremamente semplice da trasmettere nel codice Morse. Nel 67 è introdotto il CAP, il codice di avviamento postale, è stato ideato per agevolare lo smistamento della corrispondenza in virtù di un considerevole aumento del traffico postale formato da 5 cifre. E nel 79 la Sony lancia sul mercato il Walkman, oggi farebbe sicuramente inorridire un teenager quasi al pensiero di doversi portare dietro quella scatola di plastica così ingombrante rispetto ai più recenti lettori di musica digitale. Diamo un'occhiata ai nati di oggi. Nel 77 Liv Tyler, americana di New York, è nota come attrice e modella, oltre che come figlia di Steven Tyler, frontman degli Aerosmith. Nel 67 Pamela Anderson, con le sue forme esplosive e a suon di copertine di Playboy, si è guadagnata la fama di icona sexy negli anni 90. Nel 61 nasce anche Diana Spencer, nata sulla costa orientale dell'Inghilterra, viene ricordata dai sudditi come Sua Maestà e dall'opinione pubblica mondiale semplicemente come Lady Di. Nel 1934 Sidney Pollack nella schiera dei migliori registi del secolo scorso. Gli scomparsi di questa giornata: nel 2004 Marlon Brando, tra i divi di Hollywood è Il bello e tenebroso per antonomasia, ma soprattutto uno degli attori più talentuosi di sempre. E poi nel 1876 ci lascia Michael Bakunin, filosofo rivoluzionario ottocentesco e indicato come il principale teorico dell'anarchismo moderno, nato a Tver nella Russia centrale. È tutto, termina qui il nostro almanacco, ovviamente noi ci risentiremo domani, grazie per averci guardati, vi lascio alla consueta programmazione di Stereo 5 e vi consiglio ovviamente poi di seguirla. Ciao! L'almanacco torna domani.